Buongiorno e benvenuto in questo ennesimo video. Siamo al secondo giorno di costrizione, rinchiuso in casa. Mi sentirai magari parlare pure più a bassa voce rispetto al solito perché dovendo restare in casa tutti gli altri dormono, quindi non vorrei disturbare. Allora, ieri ho scritto un articolo che ho condiviso anche su Investing, di cui vado fierissimo, perché in questa settimana, sia che si tratti di segnali intraday, sia che si tratti di segnali multiday, i Google Sheet non ci stanno restituendo ingressi a mercato, per i motivi appunto che ho condiviso anche all'interno di questo articolo statistica. Perché non si entra a mercato? Articolo che soltanto su Investing ha raggiunto oltre 1200 lettori. Quindi ti invito ad andare a leggere questo articolo che trovi sia su Investing, sia sul mio blog, sia sulla mia pagina Facebook, sulla quale ti consiglio di cliccare mi piace perché quasi ogni giorno io scrivo almeno 1-2 post, sempre inerenti ovviamente all'analisi statistica descrittiva differenziale abbinata all'antimartingala per lavorare sui mercati finanziari, nello specifico coppie di valute DAX e oro. Quindi scorrendo in basso, sulla mia pagina avrai la possibilità di andare direttamente al link sul mio blog, blog che contiene oltre 100 articoli. Eccolo qui. Quindi ti consiglio di andare a leggere o su Investing o sul mio blog l'articolo che ieri ho condiviso. Quest'oggi ho deciso di registrare un video di cui non ho preparato nulla, infatti impiegherò molti minuti a rispondere ad una specifica domanda. Ho voluto registrare un video perché se avessi dovuto scrivere un video, un articolo, perdonami, avrei impiegato molto più tempo di ieri e avrei impiegato molte più delle 10 pagine che ho utilizzato ieri per scrivere questo articolo. Allora, ieri sera Marco mi ha fatto una domanda specifica. Mi ha chiesto: Manuel, ok che questa settimana, in questi 2 giorni, i Google Sheet non ti hanno restituito segnali operativi, ma se io avessi voluto utilizzare esclusivamente l'Ulcer Index, come hai mostrato tu in alcuni precedenti post sul DAX, quante volte sarei andato in profitto sugli strumenti finanziari che hai in portafoglio? E in più, quanto avrei guadagnato con un determinato capitale, che sia esso di 500 o di 100 euro? Quindi sto registrando questo video per rispondere a questa specifica domanda che è molto molto interessante. Per far ciò, mi collego quindi ai miei Google Drive. Solitamente utilizzo la versione automatica dei miei Google Drive, ma in questa circostanza specifica è sufficiente anche la versione manuale dei miei Google Drive. Quindi vado a prendere prima questa cartella, ok, e poi successivamente, visto che comunque non vogliamo prendere in considerazione per intero le istruzioni che i Google Sheet ci restituiscono ogni giorno, ogni settimana, se è necessario entrare a mercato, andiamo a prenderci un bel file manuale alla vecchia maniera per montare l'antimartingala. Perché? Nel primo caso l'Ulcer Index ci deve dire quante volte saremmo dovuti entrare a mercato comprando o vendendo. Quindi ho necessità di avere il foglio
relativo all'Ulcer Index di ogni singolo strumento finanziario weekly, perché Marco ha detto: io sono orientato per un'operatività di più lungo periodo, quindi preferisco avere una risposta esplicita sul weekly. Ora, apriamo questo che il nostro gentilissimo Gianluca Castaldo, studente da tempo, ci aveva fatto per ogni singolo strumento finanziario. Ecco, forse questo è quello più completo. Come ti ho già detto, non mi sono preparato nulla, quindi sto andando a cercare i file che potrebbero essere più utili a rispondere a questa domanda. Vediamo un po' questo che cosa ci riserva. Voglio vedere se ci sono i valori lotti inseriti. Se no, me li devo andare a calcolare. Ce n'era un altro che aveva. Forse è questo. Eccolo. I valori lotto che però su oro mi sembra esagerato. Perché su oro con leva 400-500 siamo nell'ordine. Te lo dico subito. Siamo nell'ordine, perché ovviamente io ho un file automatico che mi calcola in automatico anche i lotti, eh? Quindi su oro siamo nell'ordine dei 362 euro all'otto per una leva di 400. Ok, quindi nel caso volessimo sapere il valore lotto per leva di 500, aggiorniamo il foglio. Strumento oro weekly invia. Perfetto. Si dovrebbe aggiornare. Eccolo qui. Quindi 290 per l'oro con leva 500. DAX non lo aggiorno per i motivi che ti mostrerò successivamente. Allora, quindi teniamo questo foglio, potremmo tenere anche questo. Ok, qui chiudiamo. Allora, chiudiamo questa qui. Quindi andiamo a vedere che cosa. Allora, innanzitutto, quali sono gli strumenti finanziari che io consiglio di lavorare sul weekly, perché hanno dimostrato, registrato un'affidabilità analitica anche minima sufficientemente sopra il 50%, che poi è stata analizzata con la formula di Kelly, e con la suddetta formula sono riuscito a sapere che ogni 100 operazioni chiudo in profitto. Sono questi: al primo posto neozelandese contro dollaro americano, australiano contro dollaro americano, DAX, oro, australiano contro neozelandese, euro yen, sterlina contro dollaro americano, sterlina contro yen ed euro contro dollaro americano. Ora, ovviamente non faccio l'analisi su tutti e 9 gli strumenti finanziari, potrei prendere i primi 4 o i primi 6 al massimo. Vediamo quanto dura in termini di minutaggio questo video. Quindi apriamo il file NZD USD. Non prendiamo in considerazione il file, il foglio output, perché, come ti ho già detto,
anche oggi, anzi te lo mostro, anche oggi non ci sono segnali a mercato, perché nel riepilogo esiti sia daily che weekly non ci restituiscono i Google Sheets alcun segnale. Ok. L'unico segnale che però non vedi qui, perché non è possibile inserire l'antimartingala, quindi andrebbe lavorato in singola operazione, è un long su euro contro dollaro americano. Non è stato riportato all'interno del riepilogo esiti, perché appunto, lavorando io esclusivamente in antimartingala e consigliando ai miei studenti di lavorare esclusivamente in antimartingala, ovviamente non viene restituito come segnale valido. Quindi, anziché prendere in considerazione il file esiti e il foglio output, entriamo proprio nel cuore pulsante di ogni singolo foglio. Quindi andiamo a recuperare il file, il foglio nascosto relativo all'Ulcer Index. Perfetto. Quindi noi sappiamo che avremmo dovuto, senza prendere in considerazione il foglio output, senza prendere in considerazione le istruzioni che Google Sheet ci restituiscono puntualmente, perché questa settimana, in ogni singolo giorno della settimana, fino ad oggi ancora non ci hanno restituito segnali, se noi volessimo utilizzare soltanto l'Ulcer Index e poi montarci l'antimartingala con un obiettivo di profitto al massimo dell'1%, perché comunque si tratta di coppie di valute, per quanto riguarda NZD/USD avremmo dovuto vendere, ok? Quindi vendere NZD/USD, utilizziamo un file Excel, se no poi mi dimentico gli esiti. Quindi questa settimana vendere NZD/USD, e ora lo scriviamo su un file Excel nuovo di pacca, sperando che si apra nel più breve tempo possibile. Eccolo qui. Allora, cartella di lavoro vuota, NZD USD, NZD USD, vendi. Qui potremmo mettere strumento esito Ulcer Index grandioso. Selezionare entrambe le colonne e adattarle ai dati contenuti. Quindi questo è il cuore pulsante di NZD USD. Ci basta l'informazione che l'Ulcer Index ci restituisce, vendi nella settimana tra l'8 e l'8 e il 14, più precisamente tra il 9 e il 14. Ok, quindi nascondiamo nuovamente questo foglio, andiamo a prenderci australiano contro dollaro americano. Anche in questo caso entriamo nel cuore pulsante dei Google Sheet e, dopo aver atteso il caricamento, vediamo l'esito di australiano contro dollaro americano. Compra. Quindi AUD USD. Compra. Ora, quindi in questo video, senza troppe imbellettature, voglio rispondere alla domanda di Marco che ti ho citato in precedenza. Foglio 11 va nascosto.
Ok, vediamo un po'. Per il DAX siamo qui, compra. Perfetto. Chiudiamo, nascondifoglio. Chiudiamo il DAX, andiamo su oro. Vulture Index. Settimana vendi. Vendi. Quindi gold. Vendi. Ripristiniamo lo stato precedente. Chiudiamo oro. Australiano contro neozelandese. Vulture Index, compra, quindi Audi NZD compra. Quindi facciamo l'ultimo perché abbiamo detto 6. Euro yen. Vulture Index. Compra, questo è euro yen. Euro yen. Compra. Ok, adesso che cosa ci serve sapere? Quindi il primo cambio è NZD USD. Vediamo un po'. Mettiamo un H4 perché se no impieghiamo anni. Ok. Ci andiamo a trovare la prima ora utile per entrare al mercato. Allora, 9. Questa è la candela di mezzogiorno. Giusto? Sì. Del 9 marzo 2020 alle ore 12. Il prezzo, se noi fossimo entrati ad apertura di questa candela, è 0,63372. Quindi, vediamo se questo NZD USD, dove lo trovo? Allora, capitale di partenza, 500 euro perché è quello che io lavoro per singola antimartingala. La leva è 500, molto spesso mi chiedono come si fa ad avere una leva di 500. Io utilizzo i broker, i C-Markets, soprattutto per le coppie di valute, con leva 500 e Active Trades per il DAX, soprattutto con leva 400. Il valore lotto di AUD NZD USD è 119 euro. Magari sarà variato di qualche euro. Adesso prendiamo per buono questa informazione. Allora, NZD USD è uno strumento finanziario poco volatile, quindi possiamo essere anche più aggressivi, ma non troppo, e senza prendere in considerazione la volatilità media attesa per questo strumento finanziario, quindi senza andare a consultare il foglio output per margini specifici, quando lo strumento finanziario è poco volatile, io utilizzo
senza indicazioni di natura statistica, margini specifici come 100, 200, 300. Perfetto. Allora, nel caso specifico dobbiamo andare long, no, short, se non ricordo male. Sì, short. Dal livello abbiamo detto di apertura della candela di mezzogiorno 063 372. 0,63372. Perfetto. Andiamo a prenderci una variazione percentuale dell'1% massimo, ok? Quindi lo specchietto che ci interessa è questo qua. Guadagno 3.797 e ce lo riportiamo qui. Qui scriviamo guadagno. Perdita, che non sa né leggere né scrivere. Allora, 3.797, giusto, 3.797. Ora, facciamo la stessa cosa per il secondo strumento finanziario che abbiamo detto essere australiano contro dollaro americano, il cui Ulcer Index ci diceva di comprare. Quindi compriamo AUD/USD, candela di mezzogiorno, che dovrebbe essere questa. Eccola, mezzogiorno 9, apertura 0,66 0,62. Margine, valore lotto 130, capitale 500, leva 500, qui era compra, quindi long 067 066 062. Anche in questo caso 100, 200, 300, perché la volatilità anche di questo strumento media registrata nelle ultime 52 settimane, informazione che si può prendere anche da Investing tramite il calcolatore di volatilità che il sito ti mette a disposizione, è inferiore all'1%, quindi possiamo essere più aggressivi. Allora, nel caso specifico saremmo andati in perdita del capitale totale al massimo, quindi meno 500, perché il prezzo è andato giù. Qui scriviamo meno 500. Il DAX, anche il DAX ci sarebbe andato contro perché il DAX è continuato a scendere quindi è inutile che vado a calcolare la candela di mezzogiorno. Qui è un po' più complicato trovarla. 9, forse è qua. 12. Quindi da qui avremo perso altri 500 euro. Gold vendi. Allora, prendiamoci gold H4, candela di mezzogiorno, questa è le 4, questa è le 8, questa è mezzogiorno, apertura 1678 e 17. Quindi gold abbiamo detto che il margine è 2,90 con leva 500. Ok, 2,90, 500 short, 1671 1600. Questa è 11, dove è il 9? Questo è gold, si chiude 9 alle 12. È questa, 1000 open, 1678 e 17, 1678, 17. In questo caso dobbiamo essere meno aggressivi, quindi consiglio, perché la volatilità di oro sicuramente supera l'1%, statisticamente parlando, e con
con l'oro, dopo aver sistemato anche il capitale di partenza, possiamo inserire non un 100, 200, 300, ma un 100, 400, 600 almeno. 600. Cercando però di bilanciare l'antimartingala sia in perdita che in profitto, quindi qui deve essere maggiore. Ecco qui, nel caso sia della perdita che del profitto, le operazioni più o meno si monteranno ogni 100 punti. Ok? Quindi nel caso specifico qui, gold vendi, l'1% più o meno è qui. Quindi da 1678 a 1658. Che l'ha fatto abbondantemente. Sì, perché adesso segna 1636. Quindi avremmo portato a casa 1000 punti, circa 1500 euro, perché è un po' più dell'1%. Scriviamo 1500. Controllando che abbia sistemato tutto giusto. Ok. Audi NZD compra, andiamo a vedere. Ok. Anche in questo caso avremmo registrato una perdita, sì, netta perdita da mezzogiorno, da qui, sì, perdita, quindi meno 500. Euro yen compra, euro yen compra, H4 candela di mezzogiorno. Eccola qua. Allora, qui compra, quindi open 116.923. 116.923. Questo è euro yen? Sì. Margine di euro yen circa 200, ok. Quindi 200 va bene, capitale 500. In questo caso tendo a mantenere questi valori di leva. Però facciamoli alla brutale maniera, mantenendoli. Qua devo aumentare. Perché euro-yen, comunque, essendo una coppia di valute con lo yen al denominatore, se non ricordo male, è più volatile dell'1%, statisticamente parlando. Qui devo aumentare 700. Ok, quindi 100, 400, 700. Per mantenere bilanciata l'antimartingala sia in perdita che in profitto. Il valore di entrata è qui giù, open 116.923. Quindi 116,923. Un per cento, 1.500. Anche in questo caso, vediamo se ha raggiunto 118 nelle ore successive. 118, sì. 118 l'ha raggiunto e superato pure a rialzo, quindi 1500 anche in questo caso. Ok, ora abbiamo fatto questa breve panoramica, andiamo a calcolare la somma. 5.297 euro. Questo che cosa vuol dire? Noi avremmo dovuto investire 500 euro per ogni antimartingala. Ok, per un totale di 3.000 euro, perché sono 6 operazioni. Vediamo se riesco a fare una cosa carina. Ok, sono 6 operazioni, quindi 6 per 5, 3.000. Perfetto. Quant'è il ROI? Quindi questo è capitale da investire. Questo è guadagno. Perfetto. Ora, ROI. Come si calcola il ROI? Allora, questo, meno questo,
Quindi questo meno questo, chiusa parentesi, fratto il capitale di partenza. Giusto? Perfetto. Dovrebbe essere questa la formula. Termini percentuali 77%. Ora proviamo ad utilizzare però la formula diversa che non mi ricordo se questo fratto questo. Ok, la formula giusta è questa. La trasformiamo in termini percentuali. Quindi, in meno di 2 giorni, noi avremmo registrato il 177% di capitale. Ok? Quali potrebbero essere le tue, come si dice, precisazioni? Manuel, ma io non ho 500 euro da investire ad Antimartigiano. Bene, facciamo lo stesso calcolo con 100 euro di capitale, semplicemente facendo cosa? Investendo 600 euro, quindi anziché 5 facciamo 100, somma automatica sono 600, giusto? 600 euro per il 177% di capitale, 600 per questo qua. Sono 1059 euro di guadagno. Quindi, nel caso tu avessi investito 3000 euro totali, perdendo 3 volte e guadagnando 3 volte, avresti guadagnato 5297 euro fino ad oggi. Qualora tu non avessi a disposizione quella cifra, quindi avessi investito soltanto 600 euro, avessi perso 3 volte 100 euro e avessi guadagnato questa cifra fratto 5, ovviamente, avresti portato a casa 1059 euro. Questa è analisi statistica nuda e cruda, base, utilizzando esclusivamente gli esiti che l'Ulcer Index, come ti ho mostrato prima, ci restituisce su ogni singolo strumento finanziario giorno per giorno, settimana per settimana, ok? In abbinamento all'antimartingala, ma con stop loss su equity, ok? Quindi nel momento in cui deciderai di applicare l'antimartingala, quindi Ulcer Index esito, dovrai necessariamente avere sul conto esclusivamente quei soldini lì che hai deciso di investire, 500, 100, 50, 250, a seconda della tua disponibilità economica, benissimo. E quindi dovrai avere, se non hai a disposizione il nostro EA che gestisce più antimartingale sullo stesso conto contemporaneamente, più conti. Nel caso specifico avresti dovuto aprire, cosa semplicissima e gratuita che ogni broker ti mette a disposizione, anche i C-Market che ti dà la possibilità di lavorare con l'EVA 1 a 500, la possibilità di aprire, la necessità di aprire 6 conti diversi. Su ogni conto avresti messo 500 euro, avresti comprato il 9 marzo 2020 a mezzogiorno, ok, al prezzo di apertura di quella candela H4 che ti ho fatto vedere su ogni singolo strumento finanziario, e alla fine ti saresti dato un target dell'1% massimo, soprattutto sulle coppie di valute. Questo perché la maggior parte delle coppie di valute registrano, hanno registrato, statisticamente parlando, una volatilità massima dell'1%, cosa invece diversa su oro e DAX, che la cui volatilità sicuramente è maggiore rispetto all'1%. Però per tutti gli strumenti finanziari abbiamo cercato di mantenere un target, ok, dell'1% per ogni singola operazione. Facendo ciò, con 500 euro avresti guadagnato questi soldi qui, con 100 euro ad antimartingale avresti guadagnato questi soldini qui. Ok? Mettiamo caso, non tutte le settimane andrà bene così, ne chiuderai una in profitto, perfetto. Ne chiuderai due in profitto, perfetto.
Perfetto, ne chiuderai 3 in profitto, perfetto, ne chiuderai 4 in profitto, perfetto. Ora sta a te fare i tuoi calcoli. Per ora è tutto, ci vediamo alla prossima.